solito sia per il basket italiano che per quello americano, dove si giocano sì quattro tempi. Per l'Italia due tempi da 20 minuti, 46 a 38 il punteggio dopo 10 minuti del primo quarto e 7 minuti e 50 del secondo. Un time out chiesto da Aldo Corno dopo che la squadra di Como aveva chiuso in vantaggio per 26 a 23 la prima frazione di gioco. C'è stato un parziale tremendo di 11 a 2 per la formazione americana, che è guidata in panchina da Nancy Deutsch, coach di New York Liberty, assistita da Melissa McFerrin, e con la trainer, la allenatrice della stessa formazione newyorkese. Dunque lo staff tecnico è della formazione che ha conteso il titolo nella prima stagione della WNBA alle Houston Comets di Cinzia Cooper, nonché di Cata Pollini, stella del basket italiano da tanti anni, è tornata dopo questa nuova grandissima esperienza in America di nuovo nella sua Como, nella squadra che ha portato ai più grandi trionfi. E vogliamo ricordare che sono 11 gli scudetti della Comens, 52 i campionati, dal 45 svolge attività questa formazione che oggi è presieduta da Antonio Penestri. Dal 1984, pensate, 13 stagioni di successi, ci sono due Coppe dei Campioni, una Coppa del Mondo, una Adidas Super Cup lo scorso anno e, tanto per gradire, anche quattro Coppe Italia nel ricchissimo palmarès della Comense. 46 a 38 bloccato il punteggio quando mancano 1 minuto e 47 secondi alla termine del secondo quarto. Gli arbitri sono Sally Bell dagli Stati Uniti e Cherebook, arbitro di Serie A maschile, dunque ai massimi livelli, rappresentata anche la categoria arbitrale in questa serata di festa al Pala San Pietro. Prima della partita presentazione all'americana a luci spente e poi l'esecuzione dei due inni nazionali, prima quello americano per le ospiti della NBA femminile e poi quello italiano per la Comense, campione d'Italia. Viviana Ballabi, uno sguardo ai quintetti in campo in questo momento. Con Viviana c'è la numero 8 Rossi, quindi Figiakoski, uno dei nuovi arrivi della corazzata di Como. Figiakoski numero 13, quindi Zocco, altro nuovo arrivo, numero 4, premiata all'inizio di stagione come migliore per la passata, e poi un altro arrivo, Adriana Galimberti, già messasi in luce in questo avvio di stagione. La pallacanestro femminile ha già vissuto due giornate di campionato, oltre ad aver già vissuto le prime serate di Coppa in campo internazionale. Bene, in campionato dopo due giornate la Comense è già prima a punteggio pieno con Giano Messina, Isa Benergi Priolo, Barbera Messina, imbattute queste quattro formazioni. Seguono a due Cari Parma, Parma, Sile Lituone, Sacma Plasta Reggio Emilia, RT Faenza, quindi a zero ancora senza punti Erz Cilia Alcamo, Caffè Vero Vicenza, Del Verde Chieti e Famila Schio, una squadra, quella di Pasini, penalizzata da una marea di infortuni. Intanto in attacco sulla linea di fondo lavora bene in post basso passando a Galimberti che ribalta il gioco. Figiakoski, Zocco tira da tre sul primo ferro, poi la transizione dettata dall'australiana Teams, un furetto questa ragazza che bloccò la marcia continentale, due anni or sono, della formazione di Como nel Final Four di Coppa dei Campioni con le tedesche del Wuppertal. Teams è volata in America per giocare nel Phoenix Mercury, altra franchigia delle otto partecipanti alla prima stagione della NBA femminile. Ultimo minuto del secondo quarto, non riesce a sbloccare quota 38 la Comense, 48 a 38 il punteggio, mentre Luciana Veschi ci ripropone dalla camera bassa questo tentativo di recupero americano e poi Rossi va a costringere al fallo Thompson. Uno sguardo anche alla formazione americana che ha effettuato diversi cambi, in particolare dopo essere partita con Cinzia Cooper, Michelle Edwards, altra vecchia conoscenza del nostro campionato, ha giocato a Faenza, quindi
Pistoia, Ferrara e Pavia. In campo all'inizio Lisa Leslie, Tina Thompson e Teresa Witherspoon. Poi un cambio per tutto il quintetto e in campo Rebecca Lobo, Wendy Palm, Andrea Stinson, Michelle Teams e Rudy Bolton. E quindi una serie di ulteriori rotazioni dalla panchina, una panchina ovviamente lunghissima, non poteva essere altrimenti per questa squadra che ha già giocato a Bonn contro la Germania, vincendo nettamente contro la nazionale tedesca 100-63. Hanno realizzato 21 punti in quella partita Lisa Leslie e Tina Thompson. Tina Thompson, altra protagonista del primo titolo delle Houston Comets di Cinzia Cooper. Al tiro, vediamo se riesce ad avvicinarsi grazie a Galimberti, lo fa Como, 48 WNBA, 40 Como, ancora un tiro libero per Adriana Galimberti, mette anche il secondo, 48-41, 55 secondi al termine del secondo quarto, Michelle Teams che porta avanti la palla, poi Cinzia Cooper, la finta non a bocca al bluff Adriana Galimberti, ma c'è comunque arresto e tiro micidiale, canestro di Cinzia Cooper che dà un saggio della sua bravura. Cinzia Cooper che è stata MVP della prima stagione della WNBA, un successo che ha voluto dedicare alla sua mamma ammalata. Cinzia Cooper, una vedette nel nostro campionato per tanti anni, amatissima non soltanto a Parma e da Alcamo dove ha militato, ma ovunque in Italia per il suo carisma, il suo talento, la sua grandissima travolgente simpatia. Eccola qui Cinzia Cooper, ultimi 5 secondi, conclude da 3 e mette un altro siluro. Cinzia Cooper, 53-41, il massimo vantaggio per la WNBA, 3 su 4 da 3 punti per Cinzia Cooper che si conferma una autentica mitragliatrice umana. 53-41 il punteggio, più 12 per la selezione WNBA. Vanno negli spogliatoi al termine del secondo quarto le atlete protagoniste di questa serata di festa e noi naturalmente andiamo a vedere che cosa accade nel terzo quarto, sperando in una rimonta in qualche modo della formazione campione d'Italia. Direi che a questo punto con Cerebuk e Salibel che stanno chiamando le squadre al centro del campo, ci mettiamo a vedere questo terzo quarto, sperando che Como possa tornare in qualche modo in partita. Non sarà facile perché il tasso tecnico della selezione WNBA è elevatissimo, ma quello che tutti si augurano è di vedere comunque spettacolo. Hanno ancora retto bene. Hanno retto bene, soprattutto il primo quarto hanno retto benissimo, sono stati anche in vantaggio, queste sono le migliori giocatrici americane, insomma, quindi è normale che ci sia un piccolo gap, insomma. Un piccolo. Bene, andiamo a vedere allora, anche perché nella squadra di Como ci sono delle giocatrici che hanno militato per fortuna anche nel primo campionato della WNBA. Beh sì, hanno figurato bene, forse loro hanno una panchina un po' più lunga, insomma sono tutte giocatrici intercambiabili, Como ha un buonissimo quintetto, le altre sono giovani, forse non ancora all'altezza delle campionesse, però le vedo difendersi benissimo. Andiamo a vedere allora, andiamo a vedere subito i quintetti di questo avvio di terzo quarto. Con Viviana Ballabio, con Greaves, Pollini, Fijakowski che esce dal taglio e riceve subito molto alta portando fuori Palmer, a completare il quintetto Zara per Como e per la formazione americana. Abbiamo visto Teresa Witherspoon, quindi con il numero 15 Nikki McRae, ha giocato nei college, nell'università, ma è un recente acquisto della WNBA, è un ultimo arrivo. Per quanto riguarda il resto del quintetto in questo avvio di terzo quarto, con il numero 5 abbiamo detto c'è Palmer, con il 9 Lisa Leslie e quindi con il numero 32 Andrea Stinson, ex di Parma e di Cesena. Punteggio quando mancano 9 primi e 25 secondi, si gioca 10 minuti a quarto, lo ricordiamo ancora, 55 per la WNBA, 42 per la Comets. Teresa Witherspoon ruba palla, va a passare dietro la schiena, uno schiacciato per la Stinson che subisce fallo e c'è la gioia di Witherspoon che ha offerto un momento di spettacolo. Al nostro fianco per commentare questa partita anche il collega Stefano Valenti di Superbasket. Abbiamo detto un momento di spettacolo ma anche
un momento utile di crescita per le ragazze italiane che non hanno avuto la fortuna, ad esempio, di Cata Pollini, la giocatrice più talentuosa con Mara Pullin della formazione campione d'Italia, di arrivare a giocare nel primo campionato NBA femminile. Sì, certo, un momento di confronto che questa sera ci fa vedere magari qual è può essere il divario tra una selezione di All-Star della WNBA. Qui ci sono rappresentate ben 8 delle migliori 10 giocatrici votate quest'anno, e quella che è sicuramente la squadra più competitiva a livello italiano e che lotta anche quest'anno per essere la più competitiva in Europa, in Eurolega. Con Parma, ovviamente. Intanto ricordiamo anche, abbiamo chiamato un po' il Dream Team al femminile, lo è senz'altro, sono giocatrici che uniscono il talento alla capacità di fare spettacolo, alla sostanza quando è necessario. Abbiamo visto che dal meno 4, dal 38 a 34 per Como, non c'è stata più partita, almeno per il momento, hanno infilato 23 punti contro 4, 23 a 4, un parziale micidiale. Vediamo se sblocca, non va il tiro dall'angolo di Catapollini, un momentaccio, Como non riesce più a trovare la via del canestro, e in effetti non è che la difesa di delle americane sia stata tale da rendere impossibile le conclusioni, c'è un po' di forse di tensione in più da parte delle italiane, che sentono ovviamente il peso della sfida. Certo, avevano iniziato veramente molto molto bene, molto concentrate, forse più a correre leggero, forse sì, un po' con l'idea di poter fare spettacolo e di vedere di riuscirci dopo 10 minuti a essere in vantaggio per 5 punti. Non dobbiamo dimenticare che la selezione di All-Star WNBA viene da una vittoria 163 contro la nazionale tedesca, che è stata recentemente medaglia di bronzo agli ultimi europei. Questo per dare un po' l'idea del valore in campo. E infatti è uno dei risultati di questa tournée europea. Ma intanto la Pollini riesce a recuperare il tocco fuori per Zara, che va in transizione, serve nell'angolo Viviana Ballabio. 8 minuti al termine, prova con Greaves ed è triple per Andrea Congreaves. Tom Greaves riporta a meno 10 Como, classe 70. Andrea è una delle giocatrici che dovranno cercare di portare in alto. Intanto grazie a Luciana Veschi che ci ripropone Teresa Witherspoon, che segna, subisce fallo e potrà andare in lunetta per un tiro libero aggiuntivo. 6 punti per Witherspoon, ex anche della Comense, abbiamo detto, di questo mazzo di fiori consegnato da Pennestri prima della contesa iniziale. Corto il tiro libero aggiuntivo, Viviana Ballabio con Greaves. Dicevamo, sarà suo il compito importante di spingere anche in Europa questa Comense, insieme a Fijakovski, Pollini, Ballabio. Comense che vuole riscattare le delusioni delle ultime stagioni nell'Eurolega. Sì, l'Eurolega è diventata veramente una competizione davvero dura. Quest'anno Como ha fatto la scelta di attrezzarsi in maniera diversa con Isabel Fijakovski, che è una delle tre reduci tra l'altro dalla WNBA. E proprio a proposito di Congreaves, non va dimenticato che con Charlotte ha giocato la semifinale del campionato ed è stata una delle protagoniste. Questo sempre per fare un confronto tra il paragone tra le giocatrici in campo con la maglia di Como, cioè non parlare solo delle americane. Andrea tra l'altro è inglese, di scuola americana, però è giocatrice inglese, tra l'altro è molto orgogliosa. Un dettaglio tecnico, adesso Como è passata a zona e sta cercando di risalire con questa 2-3. 14 punti però da recuperare, 14 punti non sono pochi e potrebbero anche diventare di più. Non dobbiamo dimenticare che stiamo giocando con la squadra campione d'Italia che sfida la selezione delle giocatrici americane più forti, dunque una sfida improba, e tutto è utile comunque per crescere, soprattutto per ragazze come Zara, che ora in campo contro Teresa Witherspoon si confronta, va sotto il taglio, riceve in posizione bassa con Greaves, ancora protagonista, 5 punti consecutivi per lei e per la Comense che è ancora meno 12. 6 minuti e 50, il ribaltamento per McRae, la finta su Pollini che non ha bocca, poi servita alta Leslie, il tiro sul secondo ferro e l'errore per la numero 5 Palmer, la transizione rapida, il recupero di Teresa Witherspoon su Zara e la gioia di Witherspoon, mani rapidissime, gambe altrettante. Beh, ha beffato Zara. È stata eletta tra l'altro Teresa il miglior difensore della stagione scorsa.
Zara ancora contro Witherspoon, la batte sul primo passo e poi si fa stoppare da Lisa Leslie. Lisa Leslie, altra conoscenza del nostro campionato, ha militato ad Alcamo nel 94-95 e poi è stata una delle protagoniste della splendida esibizione americana alle Olimpiadi di Atlanta, una delle giocatrici che hanno fatto anche parlare di più di questa nazionale, che è stato il fulcro della promozione dell'Olimpiade di Atlanta, ultimo evento dell'Olimpiade di Atlanta, pensate, scelto appositamente dal Comitato Olimpico Americano per chiudere alla grande dei giochi che avevano il team americano femminile come motivo dominante. Esatto, in quell'occasione, in quella finale che valeva l'oro, Lisa Leslie ha segnato 29 punti, a prestazione spettacolare. Le lacrime non le dimenticheremo mai delle ragazze americane che sapevano in quella giornata, in quella serata, in quella notte magica di aver compiuto un'impresa importante, storica per tutto lo sport americano. Witherspoon segnò, triple, ancora un canestro dall'arco dei 6,25 metri per la WNBA, 62-50 il punteggio, a 5 minuti e 39 secondi dal termine del terzo quarto, si gioca su 4 tempi da 10 minuti di tempo effettivo ciascuno. Viviana Ballabio, mentre il pubblico del Palace San Pietro di Casnate Convernate incita le ragazze di Aldo Cordo. Fijakovski da sotto, anche per lei un'ottima partita, anche lei reduce dalla WNBA. Fijakovski ha recuperato il pallone in anticipo in difesa sul corsia sinistra dell'attacco americano da Viviana Ballabio, in servizio per Francesca Zara e canestro del meno 8, torna in partita meno 8 la Comense e siamo a un nuovo adeguamento della difesa di Como. In attacco la WNBA, raddoppiata Leslie che serve con un gioco alto basso, la numero 15 McRae, e sono i punti del più 10 di McRae, quinto punto per lei in doppia cifra, c'è Cooper e Leslie, proprio che è la migliore realizzatrice, ma per la partita è Fijakovski che mette un altro siluro. Fijakovski 16 punti, pensate, Fijakovski era già a quota 13, la migliore, dicevo, è con Greaves con 18, 3 su 3 da 3, ed è una partitissima questa per le due straniere della Comense. Non va dimenticato che a differenza della NBA, nella WNBA la difesa zona è consentita, quindi non è che in questo sono momento preparate. Esatto, non è che in questo momento la squadra americana trova una difesa che non sono abituate ad attaccare. E nelle prossime ore, domani, per chi ci ascolta, la partenza del McDonald's Open a Parigi, ma intanto un giro sul piede perno, una conclusione di Fijakovski che riporta a meno 5 la Comense, si alza l'urlo della folla qui al Pala San Pietro. McRae prova il siluro, è corto, la posizione angolata è fallo in attacco delle americane, è festa grande qui a Casnate Convernate perché la Comense sta tenendo botta al Dream Team americano femminile. Aldo Cordo che ride sotto i baffi, è un buon momento sicuramente per la sua squadra, si sta elevando ovviamente Fijakovski, ben assistito da Congreves, ma è tutta la squadra che difendendo benissimo, recuperando palloni importanti e giocando in velocità in attacco, cercando buone soluzioni, è ritornata in partita quando era sotto di 14. Viviana Ballabio, un controllo difettoso, ultimo tocco però delle americane del WNBA, e rivediamo, grazie Luciana Veschi, eccolo qui il tocco proprio di Cinzia Cooper, 18 punti Fijakovski e Congreves. Da una parte 11 Leslie, 10 Cooper, dall'altra corta la conclusione di Como, il rimbalzo catturato da Lodo, poi ancora il recupero in attacco di Fijakovski, la conclusione da sotto, peccato, poteva andare addirittura a meno 3, a 3 minuti e mezzo dal termine del terzo quarto, Como 3 minuti e 25 e diventa incandescente il Pala San Pietro. Michelle Timpson, Cooper gioca sulla linea di fondo per Lobo, problemi nella circolazione di palla, Bolton a buona mano e trova il triple del più 8, e Bolton, l'avevamo detto, ha una mano fatata, può fare canestro anche dallo spogliatoio, in questo caso non ha tradito. Ovviamente la WNBA ha ottime specialiste del tiro da tre punti, però la zona che ha effettuato Como in questi ultimi minuti ha consentito di arginare il gioco sotto canestro, in particolare i rimbalzi di Leslie e Lobo che avevano un po' creato il break nei primi due quarti. Intanto Bolton aveva recuperato una palla straordinaria in difesa, è andata a tirare in attacco, ha sbagliato, e poi sul secondo tiro concesso alle americane in questa azione d'attacco c'è il fallo alla difesa.
qualche protesta di Aldo Corno che si arrabbia. Rivediamo, ecco, rivediamo. Time out chiesto da Como. E rivediamo ancora con Luciano Aveschi questa immagine e analizziamo la decisione. Vedete la rabbia di Aldo Corno che se la prende con Salibella. Rivediamo. Ecco, vediamo dalla camera bassa posta dietro il canestro, perché è da lì che si vede meglio l'azione, si può analizzare più attentamente. Eccolo qui, il momento del contatto. Non bisogna dimenticare che in campo ci sono anche due scuole arbitrali diverse. Salibel che viene dalla WNBA e il nostro Cerebuk. Come raccontava Catapollini, nella WNBA viene consentito un gioco molto più fisico, vengono tollerati molto di più i contatti. È chiaro che Sally Bell fischia con il suo metro e Cerebuk con quello italiano, quindi non è facile in una sera in cui si sono appena incontrati trovare il metro giusto. Questi sono i motivi delle contestazioni di Corno nei primi due quarti, anche in questa occasione. Anche in questo caso vedete la protesta di Corno, c'era uno sfondamento in questo caso e la Sally Bell si è attenuta al metro di valutazione americano, in questo caso non fischiando il fallo su Fijakovski, e quindi comprensibili anche le proteste di Aldo Corno, che è abituato ad assistere al metro arbitrale europeo della FIBA, chiamiamolo così. Witherspoon inquadrata da Luciano Aveschi, che torna in panchina, ancora una serie di cambi della panchina americana, da Nancy Dersh, coach di New York Liberty, finalista del primo campionato della WNBA, alla finale pensate 16.285 paganti, record straordinario, ma vogliamo ricordare anche i 30.000 e passa che seguirono la finale delle Olimpiadi e la media elevatissima del torneo femminile ai giochi olimpici di Atlanta. Teams stoppata fallosamente, dice l'arbitro Sally Bell, che ora non lascia passare più niente, sicuramente cercherà di far pagare in qualche modo a Como le proteste vibranti che abbiamo visto nell'azione precedente, prima del time out. E c'è un tecnico, vedete che avevo letto bene la situazione, vero Valenti? Sì, ha letto bene, era un tecnico che un po' Corno stava cercando, a dire il vero, da qualche minuto. Sicuramente l'azione incriminata, cioè quel fallo di sfondamento di Lobo su Fijakovski, era abbastanza netto e tutto è nato da lì. È una rabbia furiosa di Aldo Corno, l'allenatore più vincente del basket femminile, ma con i titoli che ha ormai, sicuramente lui che è stato un grande ex giocatore anche sul parquet protagonista, può competere dopo tanti anni con gli allenatori della maschile. Aldo Corno, che crede però fermamente nel progetto di alto livello del basket femminile qui a Como e sta facendo di tutto. Eccolo qui ancora inquadrato da Luciano Aveschi per portare di nuovo ai vertici internazionali una società, una squadra che lo merita per quello che ha fatto in quest'ultimo decennio abbondante, riportando a Como uno scudetto che mancava dal 1953. Lobo, 2 minuti e 12 al termine del terzo quarto, hanno preso di nuovo il break le americane. Michelle Teams, il siluro triple di Teams, e è volata di nuovo, pensate, dalla possibilità di andare a 3 punti a più 15 a 2 minuti dal termine del terzo quarto la formazione americana. Un parziale di 10-0 nel momento in cui Como stava veramente effettuando il massimo sforzo per riuscire a rientrare in partita. Viviana Ballabio, 15 secondi per l'azione d'attacco, il tiro frontale di Pollini sul ferro, il rimbalzo di Michelle Teams, hanno lavorato molto bene in taglia fuori le americane, la transizione rapida, il passaggio dietro la schiena per Cinzia Cooper, la finta su Fijakovski di Thompson che la batte, il tiro sul ferro, il rimbalzo della stessa Fijakovski e poi Galimberti che guida l'azione dell'attacco italiana, supera la linea centrale del campo, occorre farlo, lo ricordiamo sempre, in 10 secondi il fallo segnalato dall'arbitro Cerebuk, stavolta Bolton Holyfield. Rivediamolo, eccolo qui il momento del contatto. 1 minuto e 20 secondi alla termine del terzo quarto, cambio per Galimberti, rientra Chicca Zara.
che è reduce tra l'altro da un'ottima prestazione in campionato, 20 punti segnati nella vittoria di Schio con 4 su 5 da 3. Una Comense, come abbiamo ricordato in precedenza, subito leader anche nel campionato. Zara, arresto, tiro dalla posizione centrale, rimbalzo in attacco della stessa Zara, scatenata, tiro dall'angolo sul ferro, Fijakowski sul taglia fuori di Lobo, non riesce a strappare il pallone, ha lavorato bene Lobo in questo caso, la transizione corsia destra dell'attacco, il ribaltamento da Cinzia Cooper a Teams, specialista del tiro pesante stavolta Teams, non riesce, ma poi frana a terra Tom Greaves e attenzione, c'è un gesto di Aldo Corno di stizza nei confronti di Sally Bell, è un momento di grandissima rabbia, si è fatta male purtroppo Tom Greaves. Si è fatta male purtroppo con Greaves, è caduta male e c'è l'espulsione di Aldo Corno. C'è l'espulsione di Aldo Corno decretata dall'arbitro Cerebuk. E la con Greaves purtroppo rivediamo questo momento. Non c'era certo la volontarietà, tra l'altro ricadendo a terra con Greaves sembra accusare un colpo al ginocchio destro, poi il massaggiatore è intervenuto sulla caviglia, adesso nuovamente sul ginocchio, sicuramente non c'era la volontarietà. È chiaro che Tina Thompson è una giocatrice di 80 e passa chili, una giocatrice molto atletica, molto fisica, molto dura a rimbalzo, è andata con grande potenza a rimbalzo, così come con Greaves. Le lacrime di Andrea con Greaves per il dolore fortissimo che ha sentito immediatamente al momento della caduta. Rivediamo dalla camera bassa, grazie Luciano Reschi. Ecco il momento del contatto, poi l'appoggio che manca. Sì, ha appoggiato il piede destro sul piede destro di Thompson, è una classica distorsione. Deve uscire purtroppo trascinata dalle compagne, dalla stessa Cinzia Cooper. Mentre Aldo Corno continua a protestare, vedete che si spiega con Cerebuk che lo ha espulso. Ma è un momento un po' confuso, vero Valenti? Purtroppo Corno è stata qualche scaramuccia di troppo, forse in una serata amichevole di celebrazione. Esatto, io sono assolutamente convinto della non volontarietà del fallo, ovviamente delle conseguenze che ha avuto. Corno è stato espulso e giustamente, perché è stato applicato il regolamento e non vuole lasciare il campo. I due arbitri stanno parlottando, c'è anche un time out della squadra della WNBA e stanno probabilmente discutendo del prosieguo della partita, che non deve prendere una piega sbagliata. Non deve diventare bagarre assolutamente, ma non sarà così, perché conosciamo troppo bene le ragazze, sappiamo benissimo che si stimano, c'è grande rispetto. Magari qualcuna delle giocatrici tipo Teams potrebbe avere qualche vecchia ruggine. Questo è possibile. Michelle Teams, australiana, è stata non solo una grande avversaria nei match di Eurolega con Wuppertal, la squadra tedesca per la quale ha giocato e ha vinto l'Eurolega 2 anni fa, è anche un'avversaria storica della nazionale italiana con l'Australia e spesso ha anche segnato dei canestri molto importanti, quindi è ovvio che in situazioni come queste magari qualche precedente può riaffiorare. E allora 74-59, finalmente si gioca, in attesa di notizie su Andrea con Greaves che contiamo di darvi nel corso dell'ultimo tempo. Il gioco alto basso per la numero 4 Thompson, fermata fallosamente. Ottimo il passaggio di Teams, che ha letto benissimo la difesa, vedete, ha pescato Thompson sotto canestro. Ottimo il taglio anche di Thompson, ma il raddoppio italiano in questo caso è stato ovviamente beffato sul tempo e ha quindi dovuto commettere il fallo. Vediamo adesso se cambia il metro arbitrale, cioè se veramente gli arbitri decideranno di fischiare tutti i contatti, se non altro avremo uniformità da questo punto di vista. Ecco, il lunetta Tina Thompson, che comunque sta giocando una buonissima partita al di là dell'episodio sfortunato che l'ha vista protagonista. Tina tra l'altro è stata la prima scelta del draft WNBA, appena uscita dal college è stata una delle giocatrici determinanti per la vittoria di Houston di questo primo titolo WNBA. 1,88 m d'altezza,
22 anni per Tina Thompson, mentre siamo a meno 16 per Como. Peccato. Viviana Ballabio da Zara. Fijakowski gioca in posto alto, si gira e tira sul ferro, si aiuta appena appena Isabella Fijakowski, 20 punti e 6 su 11 da 2, 1 su 1 da 3, una prova sicuramente da 8 pieno per Fijakowski. Beh, sicuramente nell'ambito del basket mercato femminile il trasferimento di Fijakowski da Bugge, la squadra campione d'Europa in carica a Como, è stato il movimento più importante di quest'anno. Corto il tiro delle americane, Galimberti un secondo deve tirare, non lo fa, peccato, non aveva visto il cronometro, non aveva guardato il tempo che mancava, comunque pazienza, termina anche questo terzo infuocato tempo della sfida fra la Comense, campione d'Italia, e la WNBA, la selezione delle stelle del basket americano, reduce dal primo campionato della Lega professionistica americana. E allora andiamo a vedere che cosa ci riserva il quarto tempo con Como sotto di 14. 8 minuti 10 secondi alla termine della partita, 77-62 il punteggio. Viviana Ballabio se la va a scaricare per Pollini, che realizza avvicinandosi a canestro, arresto dai 3 metri, canestro del meno 13, 8 minuti scarsi, giocano per Lobo, da Lisa Leslie, il canestro da sotto di Lobo che si muove benissimo in post basso, 7.40 la conclusione, di nuovo più 15 per le americane, 79-64, controllo difettoso di Fijakowski, poi Ballabio può tirare dai 6 metri, il tiro sul ferro, tagliata fuori Fijakowski, lotta con fare gladiatorio per cercare di recuperare un pallone, riesce nell'impresa e poi Galimberti realizza e subisce anche fallo, potrà andare in lunetta per un tiro libero aggiuntivo. Adriana Galimberti, e rivediamo dalla camera posta sopra il ferro, il canestro e fallo su di lei, quarto punto per Adriana. Non riesce il gioco da 3 per Como, meno 13 ancora, veloce proposizione d'attacco per Michelle Edwards, anticipata Edwards e poi un intervento di Lisa Leslie a terra su Viviana Ballabio, e lei comunque l'ultima a toccare, rimessa per le italiane. Rivediamo l'anticipo splendido di Galimberti, poi Ballabio, ancora vedete Leslie che tocca il pallone a terra, lo mette sul fondo, la rimessa per la Comense, SFT Pool Comense. Aspettiamo grandi cose in Eurolega con Parma in questa stagione, intanto a guidare la formazione in quest'ultimo quarto c'è ovviamente Antonio Ceruso, mentre sta cercando di sbollire la rabbia Aldo Corno, che ora però rientra sul terreno di gioco. Vicino a lui c'è il presidente Pennestri, un bellissimo passaggio dietro la schiena, ma c'è fallo in attacco, dice l'arbitro Cherebuk, di Lisa Leslie. Peccato, era un numero tecnicamente molto bello, guardate il passaggio di Leslie che va chiaramente a sfondare, spreca all'ultimo istante un preziosismo. 79-66, 7 minuti al termine. Fijakowski, intanto Stefano Valenti è andato a vedere nello spogliatoio quali sono le condizioni di Andrea Congreens, allora che cosa hanno detto i responsabili dello staff medico della Comense. Intanto il canestro di Ballabio, meno 11, 6-36 al termine. Sulla gravità esatta non si può ancora essere precisi, sicuramente è rimasta vittima di una doppia distorsione sia al ginocchio che alla caviglia della gamba destra. Non è un infortunio da poco, auguri, in bocca al lupo a Andrea Congreens, e segna Stenson dalla parte americana, di nuovo più 13 e c'è un'azione rapida di transizione che premia comunque la Comense, brava Adriana Galimberti, costringe a spendere un fallo la difesa americana. Speriamo di poter avere nelle prossime ore notizie migliori per Andrea Congreens, un elemento troppo importante, l'ha dimostrato anche stasera, per lei 18 punti segnati, 3 su 4 da 2, 3 su 3 da 3, 3 su 3 nei liberi, 2 rimbalzi difensivi, un tabellino di livello altissimo contro una squadra forte
come questa della WNBA. 81-68 resta il punteggio sull'errore di Galimberti in lunetta. Per Galimberti 2 su 4 dalla lunetta. Ultime a toccare le americane sul tiro sbagliato da Galimberti, dunque rimessa in zona d'attacco per il tiro dall'angolo, posizione ravvicinata all'errore di Caterina Pollini. Poi Winnerspoon, velocissima, il passaggio dietro la schiena, Stenson tira da tre punti, non trova il ferro, il rimbalzo per Tomo, transizione, corridoio centrale, si ferma e gioca controllato ora Galimberti per Pollini. Zara, un taglio di Galimberti che si fa anticipare però da Winnerspoon. Poi Stinson, qualche preziosismo nel ball handling per Stinson, il controllo di palla, poi il rimbalzo lungo controllato da Edwards, palleggio sotto le gambe, passaggio schiacciato per Lisa Leslie, vediamo se va a concludere, lo fa e beffa Fijakovski, un numero questo di Lisa Leslie. 5 minuti 30 secondi alla termine della partita, in piedi la panchina americana. Segue questo finale di partita, recupero di Willespoon, corridoio sinistro dell'attacco, ora passerà sicuramente, lo fa Lobo, non si intendono Lobo e Willespoon. Lobo doveva concludere. A quel punto sì, un centro che viene servito a due metri dal canestro non ha altra responsabilità che quella di tirare. Tra l'altro sono anche compagni di squadra a New York, quindi diciamo che l'intesa questa volta ci doveva essere. Cambia tutto il quintetto della formazione americana, Nancy Dersh manda in campo 5 giocatrici diverse e va a tirar su il morale al Lobo che era rimasta male per l'errore precedente. Una tirata d'orecchi forse non le avrebbe fatto male, perché in questi casi è bene dimostrare sempre il proprio talento e non sbagliare anche scelte come questa che sembrano facili, ma in realtà in alcune partite possono anche decidere situazioni scabrose. E allora Michel Teams, il rimbalzo e poi la proposizione veloce per Cinzia Cooper contro Galimberti, cambia il gioco dalla parte opposta per un tiro di Rudy Bolton che recupera il rimbalzo in angolo e poi va a concludere commettendo infrazione di passi. Giusta la divisione di Cherebook, è mancato nel piede d'appoggio il controllo a Bolton, soprattutto del corpo, e ha commesso infrazione di passi. Eccolo qui, avete visto, ma è stata brava Viviana Ballabi in questo caso. Sì, sicuramente, esatto, la sua pressione sicuramente ha indotto Bolton all'errore, a commettere l'errore. A proposito di Cinzia Cooper, è di nuovo sul parquet con il suo numero 14, firmato da pochi giorni, un ricchissimo contratto pubblicitario a dimostrazione proprio dell'immagine ormai acquisita da questa giocatrice. Avete visto, ora ha provato il gioco alto basso per un taglio di Rudy Bolton in post basso, non è riuscita Bolton, marcata bene a concludere, c'è un semigancio impreciso, corto di Palmer, ottimo taglio fuori, rimbalzo difensivo di Como e Galimberti che serve Ballabio nell'angolo, Paparazzo prova il tiro e segna dall'angolo. Ecco una buona scelta, non doveva perdere tempo, non ci ha pensato un attimo, era libera, ha tirato, ha fatto bene. Sì, giustamente, poi 4 minuti dal termine, ormai c'è poco da perdere, solo da guadagnare, meno 13, diciamo che il clima è comunque tornato quello giusto, e questa è la cosa più importante, in campo c'è agonismo e il finale potrebbe regalare ancora qualche emozione. Michel Teams, 3.45, servita Palmer, va a cercare l'uno contro uno con la sua forza fisica, un torello, poi il rimbalzo lungo, premia Como, la transizione per Zara, subisce fallo Zara da Teams e per Teams è il primo fallo, lei che è una giocatrice abbastanza rognosetta, vedere che ha commesso il primo fallo appena ora può lasciar perplessi. Comunque c'è una time out 83-70 e noi ne approfittiamo per fare alcune valutazioni. Intanto che campionato vedremo, Stefano? Un campionato che ovviamente vede partire in pole position la squadra campione d'Italia, ma altre si sono rinforzate e anche in questo avvio di stagione hanno dimostrato di poter dire una parola importante. Sì, sicuramente Parma ha cambiato molto per diventare in tempi più brevi possibili una squadra vera, molto lunga, molto competitiva per dare l'assalto a Como. Queste prime due giornate di campionato però ci hanno detto che ancora una volta le squadre siciliane non sono da sottovalutare, evidentemente hanno costruito bene i loro assetti, perché al comando troviamo anche Priolo, che tra l'altro ha scelto le sue straniere abbastanza tardi, ma evidentemente hanno avuto subito un buon ambientamento. Troviamo anche le squadre di Messina, il Barbera tra l'altro, che sarà la novità delle Final Four di Coppa Italia, che ha guadagnato per la prima volta nella sua storia, e il Barbera che è stato proprio protagonista della vittoria contro Parma, un risultato un po' a sorpresa, però
chiaramente a confronto due squadre, il Barbera che ha già trovato ottimi equilibri e soprattutto mostra a questo campionato una nuova protagonista, cioè Jelena Kudacheva, e dall'altra parte un Parma che sta andando a sbalzi, però non dobbiamo dimenticare che proprio in settimana aveva conquistato in Eurolega una vittoria importantissima sul terreno di Bourges. In attacco Como in lunetta con Azzara che mette il primo, meno 12, primo libero subito a segno per Kinkazara, 7 punti per lei. Mette anche il secondo, meno 11, 83-72, 3-35 alla conclusione. Teams, Cooper contro Galimberti, su Teams va Zara, la finta di Cooper, non si fa beffare Galimberti, poi l'aiuto di Fijakowski e il recupero di Zara, ancora in difesa Zara, strepitosa sulla linea laterale, buono il pallone recuperato da Zara, poi Galimberti anticipata regolarmente e palla recuperata dalle americane, peccato, una buona occasione sprecata, transizione rapida per Palmer che si appoggia al ferro, si aiuta col ferro e segna. Palmer 6 punti di nuovo, meno 13 per Como, peccato, ho sprecato l'opportunità di andare a meno 9. Fijakowski per Zara, 3 minuti alla conclusione, Zara in palleggio, lo chiude per Viviana Ballabio, buono il taglio di Ballabio, servita subito, si intende una meraviglia le comasche, si appoggia anche lei, si aiuta col ferro ma non ha fortuna Viviana Ballabio, peccato. Transizione, corridoio centrale, scarico di Cooper per Bolton, Holyfield, canestro di Holyfield, Bolton Holyfield, meno 15 Como, ancora un allungo delle americane. Zara è un preziosismo nel controllo di palla, ha mostrato un palleggio basso notevolissimo, intanto Fijakowski cerca di tenere viva l'azione d'attacco di Como, non ci riesce, poi c'è il fallo purtroppo di Viviana Ballabio. 2-19 alla conclusione, esce Teams fischiata dal pubblico di Como che la ricorda, protagonista evidentemente delle finali di Eurolega, di Coppa dei Campioni di due stagioni or sono, contro Como con la maglia del Wuppertal, campione di Germania. Eccola qui di spalle l'australiana, abbiamo visto protagonista anche alle Olimpiadi di Atlanta. Beh, il pressing che la squadra della WNBA sta effettuando è l'ennesima dimostrazione di come questa partita sia una partita vera. Saranno tra l'altro domani, per chi ci ascolta, a Parigi per questo McDonald's Open, questo straordinario appuntamento con Chicago, campione della NBA, con Michael Jordan, e la Benetton, campione d'Italia, che partirà dopo 3 sconfitte consecutive fra campionato e Eurolega affrontando Cordoba, e sperando di poter andare poi ad affrontare l'Olympiacos con una chance di andare poi in finale ad affrontare Chicago. Sarebbe davvero il coronamento di un sogno. Certo, fino a poco tempo fa non avremmo mai pensato che Treviso si recasse all'Open nel momento più delicato della stagione, era una squadra che stava andando benissimo, imbattuta, poi queste 3 sconfitte consecutive possono un attimino aver minato qualche equilibrio. L'Open, che è comunque un'esibizione, non arriva nel momento propizio, però non è detto che proprio da queste partite contro alcune delle squadre più forti in circolazione nel mondo possa ravvivare, far ritornare Treviso carica da quell'appuntamento, soprattutto se dovesse raggiungere lo scontro con Chicago. Un'occasione storica comunque per Treviso. Cinzia Cooper va a spaccare in due la difesa con una penetrazione, decide di fare da sola. Cinzia Cooper ha il talento per fare qualsiasi cosa, concludere da 7 metri, 8 metri, anche 9, o andare in uno contro uno fulminante. Cinzia Cooper riporta al massimo vantaggio, ora 17 punti la WNBA, la selezione, il Dream Team americano femminile in attacco sul post basso, c'è un po' lontano da canestro Fijakowski, infatti riapre per Galimberti, lontano da canestro Zara, problemi nella circolazione di palla, ottima difesa ora delle americane, giro sul piede perno e conclusione di Elena Paparazzo, poi Bolton, scusate, Witherspoon serve un pallone, c'era forse un'infrazione in attacco, Thompson sul ferro, il recupero di Galimberti, 80 secondi alla conclusione, potevano andare addirittura a più 19 le americane, ma va bene così, ormai ci avviamo alla conclusione, è stato comunque uno spettacolo interessante, peccato davvero per quel momento di furore del terzo tempo che ha un po' reso più amara questa serata per l'infortunio di Congreves e per tutto quello che è seguito all'infortunio di Congreves, sperando ovviamente che per Congreves non sia niente di grave e che possa tornare prestissimo sul campo, ne sapremo di più ovviamente
nelle prossime ore. Intanto il fallo segnalato dall'arbitro Cerebuk a 41 secondi dalla conclusione, sono arrivate al massimo vantaggio a più 19 le americane. Eccolo qui il fallo della numero 15 McRae, primo fallo anche per lei, e va in lunetta ancora Adriana Galimberti, 2 su 4 per il momento per lei. Mette il primo, 73esimo punto per la Comense. Intanto ricordiamo che sarà un fine settimana molto ricco anche per gli appassionati italiani. Sugli schermi Rai potrete seguire nel pomeriggio sportivo di sabato l'anticipo della 2 della Polo Cup da Livorno, un palasport storico al Viale Allende, Bini Viaggi Livorno contro Carne Montana Forlì, e poi domenica nel consueto spazio delle 19 in domenica sprint da Reggio Emilia. Entusiasmi ritrovati con Dadone Lombardi e con Nonno Mitchell, l'inossidabile 42enne che ha riportato in vetta al secondo posto addirittura la reggiana CFM, CFM che sfida Milano, la Stefanel di Gentile, Bailey, Kid e Franco Marcelletti. Ultimi istanti, si chiude questa serata al Pala San Pietro di Casnate Combernate, 93 WNBA, 73 SFT Comense. La regista Luciana Veschi sulle riprese della squadra esterna 1 di Milano ci ripropone il canestro di Cinzia Cooper, protagonista di questa partita insieme a Lisa Leslie, Teams, Bolton, Thompson, ma tutto il team americano, e Fijakowski con Greaves e Pollini, le tre in doppia cifra della SFT Comense, che ringrazia il suo pubblico. Da Franco Lauro, grazie anche a Stefano Valenti che è stato al fianco di questa serata, grazie a Stefano Rosei e alla regista Luciano Veschi, all'esterna 1 di Milano. Buon proseguimento di giornata dal Pala San Pietro. E noi torniamo in diretta dal Salone Nautico di Genova, lo facciamo con un graditissimo ospite, vale a dire Luciano De Crescenzo. Buonasera. Buonasera. Come mai al Salone? Ma sai, io sono un vecchio peccatore. Da giovanotto molto corso e navigato sui mari. E lo so, mi pento adesso, però poi ti rimane sempre: oh, ma ho visto cose al Salone di una bellezza incredibile. Innanzitutto... Questo intanto è il suo libro, eh? Ah sì, sì, il mio libro. A proposito del mio libro, Ulisse. Ulisse. Insomma, guarda che se Ulisse avesse avuto uno di quei cozzi che ho visto io qui al Salone, secondo me lui a Itaca arrivava 9 anni prima. Scrivevano lo stesso l'Odissea comunque. Sì, scrivevano lo stesso, ma tu pensa che doveva essere viaggiare a quei tempi, senza bussola. Si andava contro la numero 8 Lorenz, così è infatti primo fallo personale per la Colored Parmense. In attacco ancora il quintetto lariano, Ballabio, Zocco, il ribaltamento per Andy con Greaves, il post alto poi di Isa Fijakowski che ribalta per Catapollini, poi prende posizione in post basso Kip Fijakowski, ma Pollini tira dall'angolo sbagliando, il ribalzo difensivo di Lorenz, l'apertura poi per Gardellin, viaggia Arbutina, poi bellissimo il dai e vai tra Arbutina e Lorenz che arriva come rimorchio, va a segno in sottomano Lorenz, 6 punti personali, 6-4 dunque i punti di Parma li ha realizzati tutti Lorenz, ed è anche questa una notizia piuttosto importante. Zocco, il taglio poi sotto i tabelloni di Andy con Greaves che esce sul lato debole, non riceve palla da Viviana Ballabio, la riceve dalla parte opposta Zocco, la penetrazione di Zocco che intendeva servire Pollini, c'è stata comunque una deviazione di Svetlana Kuznetsova, non è d'accordo la grande giocatrice russa, ma la Comense avrà questa rimessa da sotto i tabelloni con 12 secondi per chiudere la sua azione offensiva. Pollini, Ballabio, il tiro dai 6-25, no è da 2 di Viviana Ballabio, ma va a bersaglio la capitana nerostellata, rimettendo le cose a posto, 6 pari il punteggio. Kuznetsova, Lorenz gira molto bene la palla a Parma, certamente per almeno per questo inizio non sembra certamente una squadra in crisi, una squadra che per intenderci il tiro dai 6-25 intanto di Kuznetsova è corto, cerca di spionare questo pallone, questo rimbalzo offensivo, Schiesaro non ci riesce, stavamo dicendo una squadra che non sembra che abbia vinto solamente la miseria di 3 partite in questo campionato e che si possa trovare nei bassi fondi della classifica, sbaglia intanto con Greaves il tiro dai 6-25, punteggio che non si sblocca dal 6 pari, partita di grande equilibrio. Si stanno respirando profumi di finali, profumo di partita importante. Arbutina, servita Novella Schiesaro, bersaglio con grande fortuna Novella per il nuovo vantaggio giallo-blu, 8-6 il punteggio per la formazione di Marco Rota.
Parma ha voluto cambiare anche quest'anno allenatore, ma non è ormai più una novità. Ballavio, la ricezione di Congris che mette benissimo i piedi a canestro, il tiro dalla media distanza di Andy è sbagliato, polveri bagnate fino a questo momento per la grande giocatrice inglese, la transizione poi per Mense, la ricezione di Schiesaro mentre ci sembrava un'infrazione di passi commessa dalla stessa Novella, non fischiata dai direttori di gara, il contropiede nero stellato servita benissimo, Renata Zocco fermata dalla sua grande amica Novella Schiesaro, le due furono protagoniste, sono state protagoniste di tante finali dove hanno giocato insieme con la maglia di Cesena proprio contro la Comense, primo fallo dunque per Novella Schiesaro. E due tiri liberi per una strepitosa Renata Zocco, strepitosa ovviamente ci riferiamo non alla partita odierna che è appena iniziata ma a quella di giovedì scorso contro Rosenberg. A mio modo di vedere Renata Zocco è stata la migliore in campo. Intanto per confermarsi realizza il primo tiro libero, portato sfortuna a Renata perché ha sbagliato poi il secondo. Poi l'invasione da parte di Isa Fijakowski, non vale dunque il canestro che avete appena visto. Punteggio che rimane inchiodato sull'8-7 per la formazione parmense che si sta riportando in attacco con Gardellin. Alle dedicheremo un capitolo a parte nel corso magari di un time out. Gardellin che doveva, a detta di tutti, di Radio Mercato vestire la maglia nero stellata e invece veste quella di Parma. Arbutina scarica fuori per il tiro dai 6.25 di Kuznetsova, mani un po' freddine per la grande giocatrice russa e il contropiede nero stellato. Ballavio ci prova Zocco dai 6.25, corto anche il suo tiro, la deviazione poi di Novella Schiesaro che consentirà ancora alla Comense di avere questo pallone offensivo, si sta spadellando mica male dalla linea dei 6.25. Le due formazioni sono molto imprecise a sottolineare l'importanza dell'incontro, mentre c'è un bellissimo canestro di Pollini dall'angolo che riporta in avanti i propri colori, dunque Comense in vantaggio nel corso di questa partita 9-8. Schiesaro, la ricezione ancora di Kuznetsova, Gardellin, e ci sembra che Parma abbia tutte le intenzioni di far sentire la voce grossa in questa partita dopo un inizio di campionato quantomeno incerto. A segno Arbutina per il nuovo sorpasso parmense. Pollini in lob piuttosto impreciso per Isa Fijakowski, capisce tutto la difesa parmense, la transizione di Kuznetsova che scarica fuori per Gardellin, Gardellin cambio di mano dietro schiena, poi mette a posto le cose, chiama schema pugno, la ricezione addirittura sulla linea dei 6.25 da parte di Novella Schiesaro, poi Arbutina il palleggio con la mano sinistra, si butta dentro, arrivano gli aiuti, deve scaricare fuori per il blocco di Schiesaro su Gardellin, Gardellin non ci capisce più nulla, serve praticamente un pallone nelle mani di Isa Fijakowski. Zocco, sfida tra il possibile play nero stellato e invece il reale play nero stellato, stiamo parlando ovviamente di Gardellin e Zocco, mentre a mio modo di vedere c'era un fallo grosso come una casa su Renata Zocco, i direttori di gara fischiano palla 2 fra Svetlana Kuznetsova e Renatina Zocco. Ovviamente dovrebbero prevalere i tentacoli dell'atleta russa, così è infatti, pallone che finisce nelle mani di Gardellin. Ancora Parma che sceglie l'azione ragionata, la manovra ragionata piuttosto che un'azione in velocità. Kuznetsova, il palleggio, l'arresto, il tiro e l'errore, il rimbalzo difensivo di Viviana Ballavio, forse anche un po' spinta da Novella Schiesaro, protesta il pubblico del Pala San Pietro. Ballavio servita con Griffs nell'angolo per Pollini, potrebbe prendere la linea di fondo, Cata preferisce riaprire per Zocco, Comense che ha 18 secondi per chiudere questa azione offensiva, il passaggio di Zocco che poi va a bloccare per la ricezione di Isa Fijakowski. Fijakowski servita ancora bene nell'area dei 3 secondi, Renata Zocco galleggia nella medesima area ma sbaglia, il rimbalzo difensivo di Lorenz, si distende in contropiede anche la formazione di Marco Rota, il tiro in transizione di Kuznetsova, sbaglia ancora la numero 5 giallo-blu, non ci sembra fino a questo momento in serata felice, sappiamo tutti che quando è in serata Kuznetsova veramente è un'ira di Dio. Fijakowski, Comense che ha in mano il pallone del sorpasso, uno schema quantomeno insolito, nel senso che è stata Fijakowski a servire una piccola sotto i tabelloni, stiamo parlando di Renata Zocco. Comunque Comense che riesce a ottenere un buon fallo, fallo che le consentirà di avere ancora questo possesso di palla. Mentre avviene il primo cambio della partita, esce proprio Kuznetsova, per lei un inizio piuttosto incerto. È in campo con il numero 10, Gaspardo. Il Corriere, quotidiano della città e della provincia di Como, in edicola con il Corriere della Sera. Parmalat ti ha fatto le scarpe! Le Football Fans by Superga. In regalo con il latte fresco Brianza e Pascolat e tanti prodotti Parmalat.
Quando vestire diventa piacere, Cassina. Per voi che dovete sapere cosa vi succede intorno, per voi oggi c'è il Corriere, un quotidiano dedicato a chi vive nella città e nella provincia di Como, ogni giorno in edicola, con il Corriere della Sera. Il Corriere, più che un giornale, uno di voi. Aniterm, più di 100 soluzioni per inventare il tuo bagno. Mobili di arredo delle case più prestigiose, la migliore rubinetteria nazionale ed estera, le ceramiche, i sanitari, le docce, vasche e idromassaggio. Saniterm è anche riscaldamento con radiatori a piastra in ghisa e in alluminio o tubolari. Inoltre trovi una vasta scelta di caldaie delle più famose case. Saniterm è solo a Tavernerio, in via Urago 1. Una vera occasione per un investimento sicuro. A prezzi interessantissimi, Impresa di Costruzioni vende a Como, in posizione strategica, nelle vicinanze del polo universitario, monolocali, bilocali con soppalco e trilocali. Tutti con finiture di pregio, sanitari ideal standard, porte blindate, termoautomi. Per informazioni o visite in cantiere, chiamate la società Parim 031 64 30 93. Carnini, una freschezza di alta qualità. Il Corriere, quotidiano della città e della provincia di Como, in edicola con il Corriere della Sera. Rimessa dunque offensiva per la formazione campione d'Italia in carica. Viene affidata alle mani di Andy con Griffs, la ricezione poi di Zocco, Ballabio. Pollini prende la linea di fondo, è chiusa da Lorenz, addirittura da Schesaro, scarica fuori per l'estiro dai 6.25 di Viviana Ballabio, ma è velocissima la transizione di Parma che riesce a fare contropiede addirittura dalla rimessa. In questo caso è Gaspardo che regala il pallone nelle rossellate commettendo un'infrazione di passi piuttosto banale. Ma è interessante sicuramente questo schema d'attacco della formazione di Marco Rota, che ha cercato di fare contropiede addirittura da canestro subito. Zocco, la ricezione di Viviana Ballabio che mette piedi a canestro, su di lei sempre Arbutina. Zocco, una difesa molto aggressiva quella di Parma, consente di ragionare poco alle ragazze di Aldo Corno. Poi pallone servito sotto in post alto a Cata Pollini, infrazione di passi fischiata a Cata. Veramente è un periodo in cui i direttori di gara non la perdonano, anche giovedì scorso le sono state fischiate un paio di infrazioni di passi piuttosto dubbie. Punteggio dunque che rimane inchiodato sul 12-10 in favore della Comense, quando sono trascorsi quasi 8 primi nel corso di questo primo tempo. Novella Schesaro, la ricezione poi di Gaspardo, pallone sotto per Lorenz, chiusa benissimo da Isa Fijakowski, deve riaprire per Gardellin, ancora il pallone che non riesce ad arrivare a Lorenz per l'uno contro uno vicino a canestro. Poi Lorenz è bravissima a penetrare, tirare in faccia a Isa Fijakowski, subire anche fallo. Dunque canestro valido per la Colored di Parma, che avrà anche un tiro libero aggiuntivo. E c'è un time out sul campo richiesto dalla panchina nerostellata. Secondo fallo per Isabel Fijakowski, attenzione, una situazione falli piuttosto preoccupante per la Comense, non siamo neanche al giro di boa per quanto concerne questo primo tempo. E vorremmo ricordare che il duello fra Comense e Parma ha caratterizzato la stagione italiana dell'anno scorso, perché non è stata solo finale scudetto, tra l'altro vinta dalla Comense per 3-1 dopo che le nerostellate avevano perso la prima gara qui interna del Pala San Pietro, ma è stata anche finale di Coppa Italia, una vittoria nettissima nerostellata, addirittura schiacciante. Parma non è riuscita mai a rimanere in partita ed è stata un po', potremmo dire, la caratteristica principale fra gli incontri di queste due formazioni. Anche quando Parma ha vinto, in particolar modo qui al Pala San Pietro, ha largheggiato, ha vinto con grande prepotenza, con grandi scarti, così come ha fatto la Comense in terra emiliana. Vedremo come andrà questa sera, partita che sembra l'insegno del grande equilibrio. L'abbiamo detto anche in fase di presentazione, il nostro augurio è che si possa assistere a una partita tiratissima, una partita che possa avere profumi di finali. Terminato dunque il time out ad opera degli allenatori, c'è qualche problema ci sembra tra Aldo Corno e l'arbitro Pasetto. Pasetto, un fischietto piuttosto importante, ce lo ricordiamo noi tutti, anche fischiare delle gare maschili di A1 piuttosto di un certo rilievo.
Il tiro di libero sbagliato di Lorenz, il contrattacco nero stellato, Ballabio, la ricezione di Congreves, Zocco si gioca per linee esterne in questa circostanza, il blocco di Congreves per la ricezione di Pollini, ancora Zocco, poi il blocco cieco di Isa Fijakowski per l'uscita sul lato debole di Andy Congreves, la linea di fondo di Pollini che scarica per Congreves, Ballabio ancora deve provare, dei 6-25, mano calda di Vivi, sbaglia in questa circostanza, il rimbalzo difficile di Lorenz che comunque riesce ad aprire per Gaspardo e poi la transizione parmense con Gardellin, il ribaltamento per Arbutina che può aprire il fuoco dai 6-25, sbaglia ma non funziona il tagliafuori nella difesa nerostellata, rimbalzo offensivo catturato da Arbutina e non bisogna commettere questi errori, bisogna giocare una partita difensivamente parlando pressoché perfetta. Ancora Arbutina dalla media distanza, punisce in questa circostanza la difesa nerostellata, 4 punti per lei e nuovo vantaggio per la formazione ospite, 14-12 il punteggio. Zocco, il blocco di Zocco per la ricezione di Isa Fijakowski, poi il blocco di Congreves per l'uscita sul lato debole di Zocco che riceve palla in questo momento, servita ancora sotto Pollini che trova benissimo Isa Fijakowski, peccato, è un'azione splendida questo ribaltamento fra i due post della Comense, un po' sfortunata Isabel Fijakowski e Parma che può incrementare il suo minimo margine di vantaggio. Arbutina, scivola Ballabio, Arbutina può approfittarne per penetrare, arriva l'aiuto di Isa Fijakowski, molto positivo, ha rallentato l'azione di Parma, poi ci pensa Arbutina a mettere tutti d'accordo sparando dai 6-25 andando a bersaglio, 7 punti per Arbutina ed è il massimo margine di vantaggio per la formazione di Marco Rota, 17-12, mentre si alza alto il grido Comense Comense, momento di difficoltà per la formazione di Aldo Corno, il lob di Zocco per Isa Fijakowski che si gira sul perno, tira dall'angolo, il tiro è corto e il rimbalzo difensivo di Schesaro che fida poi il pallone nelle mani sicure di Gardellin. Gardellin chiuso il palleggio, poi schiaccia per terra per Lorenz, un po' lontana da canestro, servita ancora Arbutina, è da due il tiro, comunque non va ma non funziona per niente il tagliafuori nelle file della difesa nerostellata, in particolar modo Erea in questa circostanza, abbiamo modo di vedere Renata Zocco, difatti Aldo Corno sta già preparando sulla sede dei cambi Francesca Zara, vedremo se sarà proprio Zocco la giocatrice deputata ad uscire. Ballabio, la ricezione di Pollini, poi con Greaves il lob dentro per Isa Fijakowski che si gira sul perno e va a bersaglio la fuoriclasse franco-polacca, meno 3 per la Comense, 17 che attacca, 14 che difende, difesa nerostellata sempre rigorosamente a uomo. Lorenz, la ricezione poi di Arbutina, finora molto pericolosa questa giocatrice che ha giocato anche nelle file del Sesto San Giovanni qualche anno fa. Il fallo di Ballabio su Arbutina e il doppio cambio, escono Pollini e Zocco, in campo Francesca Rossi e Francesca Zara, cambio anche nelle file di Parma, esce Lorenz in campo con il numero 4 Balleggi, Balleggi lo scorso anno a Pavia nelle file del Sive Vittuone. Gardellin, Sive Vittuone che tra parentesi ieri sera ha perso contro Schio, una partita piuttosto tirata, 84-78 il punteggio in favore della formazione di Pasini e intanto va a segno proprio la neo entrata Balleggi, 2 punti per lei, 19-14, ancora più 5 che è il massimo margine di vantaggio per la formazione di Marco Rota, pallone consegnato nelle mani di Zara che non sfrutta il blocco di Rossi ma c'è un fallo commesso su Andy Congreves, fallo commesso mi ci sembra da Gaspardo, primo fallo personale per Stefania e quarto fallo in assoluto di squadra per Parma, 3 di squadra per la Comense, 2 falli importanti sono quelli di Isa Fijakowski che comunque è rimasta in campo, non è ancora stata sostituita da Aldo Corno. Zara schiaccia per terra proprio per la stessa Isabel Fijakowski che va a bersaglio subendo anche fallo e da queste azioni potete capire il perché Aldo Corno non la sostituisca, è un perno veramente, è il cuore dell'attacco nerostellato Isa Fijakowski. Non solo quando conclude, non è solamente un finalizzatore di gioco, ma è anche un elemento importantissimo perché porta via tanti aiuti. Quando la palla in posta la riceve Isa, muove praticamente tutta la difesa avversaria, mentre c'è un cambio difensivo nelle file della formazione nerostellata che passa a zona, come potete vedere. La ricezione di Gaspardo. Gardellin, dovrebbe essere una sorta di matchup perché vediamo poi che le ragazze flottano, si ritorna quasi a una difesa individuale, la classica matchup di Aldo Corno, sembra uno zonone,
partenza di uno zonone, poi diventa una difesa praticamente a uomo. Il tiro sbagliato comunque sta di fatto che questo cambio difensivo ha mandato in crisi a Parma, che ha sbagliato questo tiro. Il rimbalzo nerostellato, bravissima nel movimento dei piedi Francesca Rossi, che poi subisce anche fallo, e Andrea Lunetta con due tiri liberi. Non è una novità che Francesca sia pressoché perfetta nell'uso dei piedi. E time out sul campo chiesto da Marco Rota. E come nel time out scorso vi stavamo raccontando un po' la storia fra queste due formazioni, ormai una sfida infinita, finita potremmo dire la saga con Cesena, ormai sta per iniziare quella con Parma. Già quest'anno le due squadre si sono giocate un trofeo magari non importantissimo, ma pur sempre un trofeo a livello italiano. Ci stiamo riferendo alla Supercoppa, dove ha prevalso Parma, ma potremmo dire che Parma ha prevalso non contro la Comense, ma contro le junior della Comense. Tante assenze nelle file della formazione nerostellata, non stiamo a citarvele tutte, ma parliamo solamente delle due straniere, di Congreves e di Fijakowski, oltre ovviamente a Fullin. E quindi delle assenze di tutto rilievo. Hanno giocato elementi come Masciadri, Lupo, addirittura Riccardi, che l'anno scorso ha vinto lo scudetto con le allieve, per darvi un'idea. Nonostante questo la squadra nerostellata è riuscita a difendersi benissimo, ha mantenuto uno scarto intorno ai 10 punti, mi pare che alla fine Parma abbia prevalso di 13 punti o qualcosa di questo genere. Comunque certamente non una vittoria schiacciante come i mass media si aspettavano per la formazione di Marco Rota, formazione di Marco Rota che sta facendo molta fatica a carburare, anche se questa sera sta dimostrando di essere tutt'altro che in crisi. Ci ha fatto vedere delle ottime cose, tipo il contropiede direttamente da canestro subito, tanto per citarvene una, un'ottima difesa, soprattutto un'ottima organizzazione di gioco fino a questo momento. Vedremo se sarà un fuoco di paglia, se invece la formazione giallo-blu sarà in grado di giocarsi questa partita fino alla fine. Arbutina, Gardellin, mette palla per terra, chiuso il palleggio poi di Gardellin, Arbutina, Gaspardo, si gioca per linee esterne per la formazione di Rota. Lorenz, si trovano pochi sbocchi sotto i tabelloni, la penetrazione poi di Gardellini, il palleggio, l'arresto, il tiro, l'errore, il rimbalzo di Lorenz non funziona, il taglia fuori difensivo nelle file nerostellate, troppi rimbalzi offensivi concessi alla formazione di Marco Rota, quindi troppi secondi tiri che alla fine potrebbero anche fare la differenza. Gaspardo, la ricezione poi di Balleggi, Arbutina, pallone dentro difficilissimo per Gaspardo. La deviazione poi nerostellata, la rimessa sotto i tabelloni sarà ancora per Parma. Gaspardo, che in un incontro proprio che la video posta alla formazione nerostellata, fece qualcosa come 6 su 6 al tiro dai 6.25, se la memoria non mi inganna. Una prestazione pressoché perfetta della numero 10 in divisa giallo-blu. C'è un fallo di Francesca Rossi, primo fallo personale per proprio l'ex giocatrice di Parma, che con Parma ha vinto una Coppa Ronchetti. Dunque dei ricordi importanti per Francesca. Ancora in lunetta Lorenz, due tiri liberi per lei a bersaglio. Ancora un tiro libero aggiuntivo per questa straordinaria atleta. Atleta di ben 35 anni, pensate. È veramente eterna. Tanto infrazione di campo commessa dalla difesa nerostellata, mentre vediamo che Francesca Zara chiama 3 come difesa. Vedremo se sarà una zona 3-2 o se sarà sempre una matchup, cioè una partenza zona per poi diventare una difesa individuale. Il tiro di Gaspardo non va, il rimbalzo difensivo di Ballabio, il tiro affrettato di Parma non ci ha consentito in questa circostanza di leggere bene la difesa. Poi è bellissimo il taglio backdoor di Ballabio, che va a bersaglio per il 21 pari. L'attacco ancora di Parma, Balleggi, la ricezione di Gaspardo. Pallone dentro per Lorenz, che si gira bene sul perno, appoggia al tabellone. L'esperienza certamente non manca a questa straordinaria atleta. A bersaglio 23-21, Parma che come potete vedere può schierare 3 straniere. Stiamo parlando di Lorenz, di Arbutina e di Svetlana Kuznetsova, che in questo momento è in panchina ma che viene schierata come italiana perché ha sposato un italiano e dunque è stata naturalizzata. Il fallo intanto in attacco, fischiato contro, attenzione, Fijakowski, terzo fallo per Isabel.
mentre c'è la protesta di Aldo Corno. Attenzione, terzo fallo per Isa Fijakovski, momento importante della partita che comunque per il momento rimane in campo, anche perché Aldo Corno non poteva. Probabilmente il fallo era di Francesca Rossi, ma viene stato fischiato contro Fijakovski. Si prepara sulla sede dei cambi Paparazzo, anche Galimberti. Intanto l'errore di Parma, l'apertura poi di Congreves per Zara, il contropiede, attenzione, momento importante della partita, passi di Isabel Fijakovski, un po' innervosita forse da questo fallo inesistente che le è stato attribuito dai direttori di gara. Allarga le braccia Isabel Fijakovski. Lorenz, momento di grande confusione in campo, il blocco poi di Lorenz per il palleggio di Gaspardo, la recezione di Kuznetsova. Gardellini potrebbe avere un uno contro uno con Zara sulla linea di fondo, preferisce andare verso il centro con la mano sinistra, poi schiaccia per terra per Balleggi, il fallo di Zara su Balleggi. E doppio cambio nelle file nerostellate, escono con Greaves e Fijakovski, in campo Paparazzo e Galimberti. Si abbassa dunque un tantino il quintetto, visto che viene sostituita con Greaves, in grado di giocare sia come numero 3 che come numero 4, con Adriana Galimberti che in realtà è un numero 3 o al massimo un numero 2. L'errore comunque di Parma che per fortuna non ne sta approfittando. Pallone schiacciato da Rossi per Paparazzo, perde palla Paparazzo, un po' caricata, protesta il pubblico questa sera piuttosto numeroso qui al Pala San Pietro. Parma due punti di vantaggio e palla in mano, 4 primi 47 per chiudere questo bel primo tempo. Kuznetsova su di lei, Galimberti, chiuso il palleggio di Svetlana, la ricezione poi di Gardellin, Gaspardo, Balleggi. Vuole palla in post basso, Svetlana Kuznetsova la ottiene, sfrutta benissimo il mismatch con Adriana Galimberti. Mismatch ovviamente, per chi non lo sapesse, in gergo vuol dire la differenza di statura, il fatto di essere più alta. È andata a bersaglio nella posizione di post basso, si è visto tutto il mestiere di Svetlana Kuznetsova nella circostanza. E forse non è il massimo margine di vantaggio perché Parma ha avuto anche più 5, comunque Parma si porta più 4, mentre c'è un fallo fischiato dai direttori di gara contro la difesa di Parma. Il Corriere, quotidiano della città e della provincia di Como, in edicola con il Corriere della Sera. Azzurro compie 10 anni, 10 anni di ascolto e di intervento. Continuiamo a sostenerlo. La Folgorina, un'azienda leader nella distribuzione automatica di bevande. La Folgorina, da 30 anni al servizio di aziende, scuole, uffici, ospedali per la distribuzione di caffè, cappuccino, cioccolata, acqua minerale, bibite in lattina e brioche. Telefona alla Folgorina 031 59 09 17 e valuteremo insieme il distributore per ogni vostra esigenza. Il Corriere, quotidiano della città e della provincia di Como, in edicola con il Corriere della Sera. Un cambio nelle file della tua formazione, esce Gaspardo, entra Arbutina nelle file di Parma e nelle file nerostellate dovrebbe uscire Ballabio, in campo con Greaves. La rimessa sotto i tabelloni affidata alle mani di Adriana Galimberti. Una serie di blocchi che consentono la ricezione a Zara, che prende la linea di fondo, poi lo scarico completamente sbagliato. Comense, scusate, che è abbastanza in crisi in questa fase della partita. Gardellin, chiuso il palleggio, la ricezione poi di Kuznetsova, Lorenz, pallone in post basso dentro per il buon movimento di Balleggi che va a bersaglio. E adesso sì, è veramente il massimo margine di vantaggio per Parma, 27-21. La Comense deve stare molto attenta a non farsi, a non subire un break piuttosto importante. Zara ci prova dalla media distanza, l'errore anche per Francesca, ci vorrebbe un time out a mio modo di vedere. La transizione poi parmense, pallone sotto per Arbutina che sbaglia un rigore, ma rimbalzo sotto ancora di Lorenz che sbaglia un altro rigore. Due rigori sbagliati da Parma,
che non ne sta approfittando di questo momento di crisi veramente. Si spengono le luci in attacco fino a questo momento per la Comense. Ci auguriamo che ovviamente possa esserci, per così dire, un fulmine a ciel sereno. Ci prova Paparazzo, sbaglia anche lei, veramente momento molto negativo. 27 che attacca, 21 che difende, 2 primi e 55 per chiudere questo primo tempo. La ricezione di Balleggi, Kuznetsova, mette palla per